Le donne sanno reinventarsi sempre. Un augurio alla vigilia dell'8 marzo, ma anche un esempio concreto, un percorso da raccontare, quello del sottosegretario di Stato alle imprese al Made in Italy, Fausta Bergamotto, che questa sera nel programma Storie, le emozioni della vita di Pietro Lambertini, in collaborazione con il Centro, condividerà con i telespettatori di Rete 8 in onda dalle ore 21. Sottosegretario, mi racconta l'emozione di quando ha saputo per la prima volta che sarebbe diventata sottosegretario con il governo di Giorgia Meloni? L'ho vissuta con una grandissima, grandissima emozione. Ci ho messo forse una quindicina di giorni a smaltire questa tensione. Sono riuscita a non dormire e a non mangiare per un bel po' di giorni. La professione costruita mattone dopo mattone o pietra dopo pietra, come quelle che la sua città, L'Aquila, torna a riammirare dopo il sisma del 2009 e alla quale ha dedicato un pezzo del suo percorso professionale. Dal 2019 al 2022 è stata assessore con il primo mandato del sindaco Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia. C'era un sottosegretario donna aquilano che era Elena Marinucci Mariani, socialista, ma chiaramente io ero piccola, quindi non entravo nel merito delle idee politiche, ma il fatto che una donna dell'Aquila rivestisse quel ruolo mi portava in un certo senso a dire: però che forte, no? Un'esperienza importante anche come dirigente e funzionario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, e adesso deve affrontare crisi e riconversioni industriali. Tra le sue mani passa il destino di 90.000 posti di lavoro in Italia. Le donne con il loro problem solving meritano maggiore spazio nei ruoli decisionali, ma che non sia un fatto legato necessariamente alle quote rosa. Le pari opportunità vanno costruite nel punto di partenza. Il valore delle persone non è mai una questione di genere, ma di merito, professionalità e competenza.